Vuoi vincere un sacco di soldi senza rischiare? Lascia stare, il gioco non fa per te. Ma se sei d'accordo con il rischiare e vuoi provare a vincere, c'è BetFuck. Non BetFuck, ma BetFuck. Il migliore in quanto a consigli. Link in descrizione. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Quindi, mi raccomando, non troppo. Solamente per divertirvi. Sì, No, secondo me sbaglia non c'ha nel fase l'allungo. di Via, via! No, si fidati che Roma Chelsea l'hai detta. Diego Perotti, bello, rientra Diego Perotti, finta contro finta, cerca di mettere il pallone in mezzo, ci riesce. Poi palla che viene spazzata fuori a centrocampo. Fa buona guardia a Manolas per Fazio. Buona la giocata di Fazio ancora per Manolas, che poi sbaglia l'appoggio su Diego Perotti e quindi riparte lo Shakhtar, ma c'è il recupero di Recep Ngolan che rallenta l'azione. E poi Fiorenzi si trova al posto giusto. Bello, qua fa una gran cosa Ngolan a sì, mettere sì, pressione sì, sì. all'avversario, la Se lì scarica gioca da solo entra subito. in porta, Sì, sì. sì. Crea superiorità numerica, era quasi buona la palla per Diego. Buoni, 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 buoni. Oh, che c'è sta Largo Perotti a succedendo? sinistra, pallone buono per il monito, che vuole andare sul destro. No, perché sbagli? No, però ci devi far commentare la partita, se urli non si capisce niente. Fammi fare Vucinic là, Perotti. Lo so, rimane in piedi. Se lascia un pochino andare. E poi bestemmia, porco di qua, porco di là. A casa mia non si perde. E mo lui probabilmente giocherà a paddle tra primo e secondo tempo. 30 secondi adesso sì, alla fine del primo tempo, 0-0 tra Roma e Shakhtar. Linea Siena. Linea Siena, Sì. sì, linea a Varese. Con Mica. le mani, Butko. Butco con le mani quando te pare. Io comincio da dietro. Sì, con calma. Chiaramente lo Shakhtar quando può fa Questi non hanno passare nessuna i intenzione. minuti, Cioè, il credo primo che sia così. tempo, se fosse ai punti, è andato a favore loro. Ninna nanna ninna oh. Sto primo tempo, chi lo do? Vabbè, c'è del Grazie, professionismo in tutto ciò, finisce eh. qui, finisce qui il primo tempo, Roma 0, Shakhtar 0, momentaneamente Shakhtar ai quarti di Champions League. Detto così è molto molto brutto. Aspettiamo, insomma, lo sappiamo che la Roma, allora, statisticamente la Roma gioca in tempo, il primo È non abbiamo vero, giocato. è vero, è vero. Quindi io mi aspetto che nel secondo tempo la Roma, se non altro, giochi in Guarda, sì, qualche però modo, io no? ti dirò se di deve più. essere davvero così, è andata meglio adesso, perché Sì. fosse finita magari anche 3-0 il primo tempo, mi sarei detto cavolo, però Certo, tocca a loro. certo. Vi dico cambiamo il joystick e quello scarso subiamo noi, quello rotto. Certo, allora, l'ultima cosa, poi ci ascoltiamo un po' di musica, torniamo per il secondo tempo. La mia preoccupazione, non vorrei che la Roma facesse la stessa cosa che ha fatto con Lione l'anno scorso, quando abbiamo visto tanto attacco ma tanta confusione. Cioè Sì. una manovra disperata, non impostata, Ma non con la l'altro anno, testa. l'anno scorso contro il Lione, il problema non è stato questo, è stato che in panchina c'era uno spocchioso che ha voluto fare dei cambi Vabbè, anche questo. da schifo all'ultimo. Perché lì, se c'hai uno che invece di avercela con la società pensa a gestire bene qua la squadra in quel momento, tu qua la partita non la perdi adesso né mai. Lo sappiamo tutti che Spalletti, per senso di rivalsa, per averci ragione, pur da averci ragione, in quel momento non ha fatto il bene da Roma. Non è che Vabbè, comunque dico sia, non chissà che parliamo di cosa. Spalletti perché sinceramente non è No, interessante già stavamo stasera. messi bene È così. Ci interessante. vediamo per il Abbiamo secondo già una tempo. rivelata qui. Ciao a tutti. Ha visto? Chi è lei? Dai. La clamorosa. Scusate, chi è lei? No, no, il A tra poco, buono. A ragazzi. tra poco. E ripartiamo con il secondo tempo di Roma Shakhtar Donetsk, sperando che questo sia il tempo nel quale la Roma gioca finalmente, in modo che ci dia la possibilità di poter fare qualcosa. Invece partono subito loro, a quanto pare. Qui esce Alisson portiere male, perché mette in fallo laterale, ma peggio ancora era stata l'azione difensiva da parte della Roma. Non mi sembra ci siano stati cambi. Michela da bordo campo? Non lo so, Lascia non perdere, credo. Michela, non lo so, ma che cambia mestiere. Confermo dalla postazione social, nessun cambio, Oh. ricordiamo un ammonito soltanto nella Roma, si Che è tratta del numero Florenzi. 24 Alessandro Florenzi, nessun cambio, ricordiamo anche quelle che sono le panchine di entrambe le squadre a disposizione di Rudy Garcia e El Dai, lo Shaarawy, ricordo io, una è la panchina della Roma e l'altra è dello Shakhtar Donetsk. Pellegrini, Bruno Perez, Schick, Gerson e Skorupski, infortunato, De Skorupski. Frel, Karsdorp e Luca Pellegrini a un passo dal Paris Saint-Germain. La panchina invece dello Shakhtar di Donetsk è con Alan Patrick, Dentinho, Cioccolava. Dentinho e cioccolava perché non è c'è la proprio il Gari nel massimo. dentinho a causa della Non è il cioccolata. massimo. Ringraziamo il maestro Ma Antonio non so, finite. va bene così dalla Orange Kovalenko, Zone Kudryk, di Ho un'idea Petriak e studio. Zubkov. No, niente, dei tutti è recidivo Sì. proprio.
Bravissimo, bravissimo. E infatti si è visto all'andata, infatti vince. Siamo 0-0, cioè. La risposta è che lo sciacca. Questa è una partita da 180 minuti. Vincevamo la prima 1-0, ma perso 2-1. E ci può stare. Mo' abbiamo fatto un primo tempo dove non abbiamo fatto niente. Sì, ogni volta però uno si abbatte e riprende. No, ma non è una questione di abbattersi o meno. Ma che non è questione di abbattersi o meno. È questione che la Roma. Oh, dai, forza, 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 forza. Shakhtar 0. Allora devo parlare male da Roma, lo facevo prima. No, precisiamo che il discorso non cambia. Io sono contento, ma il discorso non cambia. E invece te dirò. No, mi sono mangiato il microfono. Adesso il discorso cambia. No, adesso il discorso cambia. Adesso che la Roma ha fatto il primo. È regolarissimo il gol. Regolarissimo. Adesso il discorso che facevo prima, dico io, non cambia. Chi è questo? Oddio. Ragazzi, raddoppio di Ben Yedder. Mamma mia. Il cambio azzeccato da Montella. Dai, dai, prendiamo l'Orsivia. Vabbè, non puoi sperare. Allora, occhio! Rosso diretto. Vattene a casa, va. Sinceramente preferivo continuare a vedere. Ah, certo. Vabbè, certo. Preferivo continuare a vedere in 11 e segnare sto cavolo. Attenzione, perché Barone Lidom diceva che se giocava meglio in 10. Ragazzi, l'ha sprecato bene comunque il rosso, perché sì, qua sì, fai 2-0 e finita, vanno a casa. Dice almeno li tiene in partita, se non altro. Tra l'altro dopo un calcio in testa dopo, giusto? Vabbè. Per giustizia. Vabbè, quello... sì, ragazzi, adesso ecco Kolarov lo fa su punizione. Mi sembra ovvio. Ho pensato la stessa cosa. Adesso Kolarov lo fa ragazzi, su punizione. Questo ancora una volta è merito di Edin Dzeko. Bravo. Che dà profondità. Bravo. Che si dispera nel frattempo. Ha fatto il coglione fino adesso, ma ha detto una cosa giusta, meno male. È tutto di Edin Dzeko. Che mo torna a fare il coglione, vai. Che? No, fermi, che vanno a buttare in caciara, fermi. Eccola là. Lo sapevo io, lo sapevo. Fermi, che vanno a buttare in caciara, ma che siete stupidi. A me mi fanno impazzire queste cose, mi fanno impazzire queste cose, non si può vedere. Che è successo? Vediamo un attimo. Ah, perché c'era il raccattapalle e camma. Sei proprio un fiore. Questo è rosso. E allora tua madre li fa proprio. Han fame, vatti a tappia uno che te può spaccare. Come diceva Simone Di Porto? C'hanno ragione. Vatti a uno che te può spaccare gli altri. Cioè, regà. E allora. Sì, a me però. E là sei un bel pezzo di merda, eh. Sì. Comunque, ragazzi, tutto questo va a favore della Roma perché si perde tempo. No, assolutamente. No. Lo sai che c'è? Che se nervosisce una partita che stai a vincere, non c'ha senso. No, regà, sono gli ultimi minuti, per favore. Buttiamo fuori sto pallone. Ragazzi, manca un minuto e mezzo alla fine. Un minuto e mezzo alla fine. Rakischi mette il pallone dentro. Sì. Va, lascialo andare. Il fallo laterale. Lascialo andare. Fallo laterale. No, perché non c'è andato con il dito? Mamma mia, regà, abbiamo rischiato. Abbiamo rischiato di prendere il gol perché. Ho perso 10 anni di vita, minimo. Mamma mia. Insiste Rakischi. Palla per Ismaili. Raddoppia, raddoppia. No, Ismaili. La palla lì ancora Ismaili. Fuori. Via sul fondo. 5 secondi, ragazzi. Mancano 5 secondi. Palla per Kolarov. Fischia. Alisson non ha fatto una parata. Oh, è vero, è vero. Aspetta, dai, senti quanto è bello. Pensavo che stavano a ricominciare. È finita la Roma ai quarti di finale di Champions League. Ti aggiungo pure dopo 10 anni esatti dall'ultima volta. Ecco, esatto. Quindi, si fa festa. Aspetta, aiuto. Facce che esultano, regà. Sì. 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 Sì.
E mo tutte cantiamo. Benvenuti a fa. La Roma batte lo Shakhtar Donetsk 1-0, si qualifica ai quarti di Champions League, quindi la Roma che è tra le prime 8 d'Europa e secondo me meritatamente. E tutti i presenti festeggiamo con le bottiglie, festeggiamo perché da un'idea si festeggia, ragazzi, è festa tutti i giorni. Io vi saluto e vi ringrazio, stavolta chiudiamo noi. Ragazzi, noi ci troviamo domani o lunedì, non lo so, non è data a sapere sta cosa. Rita di Diego sconvolge Michela, Roma ai quarti di finale e quindi ci seguiremo anche insieme il sorteggio. Raga, ciaone e sempre, sempre, sempre forza Roma!